Ben ritrovati ragazzi qui sul mio canale. Oggi siamo con l'ottavo episodio della serie di Farming e finalmente, e ripeto finalmente, andremo a comprare le nostre amatissime mucche. Andiamo a comprarle, boh, non so, una decina ora all'inizio, tanto per partire. Azzo, 2500 euro a mucca. Compriamo, tanto 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va bene, vai. Facciamo 10, andiamo. Eccoci qui, siamo in direzione dell'allevamento delle mucche. Gli stiamo portando per ora la faia, dopo andremo a tagliare l'erba. Tanto come possiamo vedere laggiù c'è dove viene raccolto il latte. Qui c'è diciamo quello per diciamo il pozzo per liquid manure. Qui vediamo le mangiatoie e mettiamo qui a sinistra la paglia e poi a destra metteremo l'erba e la razione mista. Come si può vedere si riempie da tutti e due i lati. Già la mangiatoia piena, insomma lì la paglia. Mi sembrava, pensavo ne consumassero di più, eh. E questa faglia diciamo ora torno a casa e andiamo a venderla a quel casottino lì. Eccoci qui vicino, questo qui sarebbe diciamo la vendita della paglia, del fieno e dell'erba che ci avanza. E qui praticamente anche se ci mettiamo l'erba si guadagna qualche euro in più in confronto ai mucchietti che troviamo a giro. Tanto vediamo quanto si può fare con, ci serviva più di mezzo carro. Sarà 91.093 e abbiamo fatto circa 3.000 euro vendendo mezzo carro di paglia. Sono pochi, però diciamo sono sempre guadagnati, invece di buttarla via, ora si può comprare. Ora preparo tutto il necessario per taglio di erba e ci sentiamo dopo. Eccoci qui con tutto il necessario per il taglio dell'erba e possiamo partire subito con andare a tagliare l'erba. Ho visto girando qui intorno al campo. Campo 23, questo qui che avevo intenzione anche di comprare, che qui intorno e qua giù in fondo c'è parecchia erba, diciamo no, non andiamo a sprecare un campo per seminarci l'erba. Si taglia intorno qui, poi ho visto nelle vicinanze del biogas c'è anche parecchia erba. Si taglia qua intorno e guardiamo di soddisfare il nutrimento delle nostre mucche. Tanto montiamo qua, andiamo a rigirare. Oia! Precinzione molto stabile, devo dire, molto molto stabile, che un picchio del genere avrebbe buttata giù. Questa distesa qui dicevo che diciamo c'è parecchia erba qui. È come se facessimo il nostro campo quello piccolo
di erba praticamente. Questo qui è tutto gratis. Attraversiamo la strada, così falciamo anche qualche macchina, qualche pedone che passa, qualche gatto, qualche cavallo. Andate qua tutto lungo lungo al campo, c'è discreta erba, devo dire, non è male. Penso che 10 mucche, se faccio un carro pieno, penso che gli basti per riempire la mangiatoia di erba, che 100% sono, non so quanto tiene sto carro, ma siamo, diciamo, a 7000 al 33%, 34%. Credo che meno 21, 20 mi sembra ce la faccia a tenerli, cioè, e spero davvero di riuscire a riempire la mangiatoia, se no ci rimettiamo a tagliare gli altri. Intanto ragazzi, ditemi come avete passato questo Santo Stefano, diciamo, dopo essere pieni da Natale, i cenoni e tutti i coparenti, eccetera, eccetera. Che cosa avete fatto? Scrivetelo nei commenti e... Bene, mi fa piacere sapere un po' di voi. Attraversiamo qui la strada, oia. Anche questo campo non mi sembra male male, è lungo lungo. E un pensierino, ora ero intenzionato a prendere questo, però così che è più vicino a casa, diciamo, così da non fare chilometri e chilometri con i mezzi. Ma hanno fatto un bel lavoro ora, diciamo, con questa mappa, che hanno situato tutto, diciamo, tutti i trattori, seminatrici, capannoni, tutto al centro della mappa, così da non fare chilometri e chilometri di spostamenti. Anche le mucche, diciamo, non l'hanno messe. Sì, le hanno messe proprio in fondo, proprio negli angoli della mappa, però anche il biogas, però non sono lontanissimi come su Farming 2013, e diciamo, questo è un buon pregio, diciamo, di questo nuovo Farming. Ormai il carro, diciamo, è quasi riempito, insomma, al 70%. E andiamo avanti così per questa puntata, che finalmente abbiamo comprato le nostre mucche e possiamo partire con questi animali. Ora andremo, diciamo, anche a comprare un po' di mezzi per fare la razione mista, così da riempire proprio tutto, la produttività al 100% delle nostre mucche. E come detto nella puntata precedente, nel settimo episodio, dovremo andare a comprare un'imballatrice, un volta fieno, rangiratore l'abbiamo di già, un'imballatrice, un voltafieno, un caricatore per le balle e un attrezzo che praticamente fascia le balle per farle diventare insilato. E però per muovere le balle serve anche un trattore con caricatore frontale. E qui sono casini, perché non abbiamo, diciamo, un trattore con le forche.
e bisognerebbe andare a comprarlo, ma costa un 150. E se acquistiamo un trattore non acquistiamo tutto l'armamentario per fare la razione mista. Quindi direi di per ora lasciare le mucche solo con l'erba. E quindi Osho. E quindi poi ciao Mucca. E quindi andare a comprare un campo e darci sotto con la semina e riempire i silos. Poi quando c'è qualche offerta svuotare i silos e guadagnare un po' e comprare tutto. Intanto diciamo potremo iniziare con le pecore e dare solo l'erba solo a loro. Intanto qui ho scaricato tutto, però mi dà che hanno ancora fame. Produttività 10%, concime liquido 451, mangiato di razione mista 0, mangiato insilato 0, vedrà non c'è niente. Erba 17.000, paglia 8.900, deposito latte già 119. E andiamo diciamo a fare un'altra po' di erba così da completare poi la mangiatoia, da riempire completamente la mangiatoia. E poi andiamo allora a comprare un campo e credo di partire anche con le pecore, così da iniziarle e loro portargli solo l'erba, almeno iniziano a produrre un pangaletto di lana e lo spostiamo anche trascinandolo col trattore. Quello laggiù che vedete, quelle due cupole, è il biogas. L'hanno un po' rimodernizzato e presto inizieremo a fare anche quello, però diciamo con l'erba e non con la trincia, perché di trincia o abbiamo solo quelle due ruote che trinciano da attaccare al trattore, però prendono solo due file di mais, o se no abbiamo la cron quella grande. Poi l'albero non si smuove, l'albero resta fermo, ma dicevo solo la cron ripicchi anche questo, che però costa tipo 300 qualcosa mila. E ora non ci abbiamo tutti i soldi da buttarci. E vediamo dopo in futuro cosa possiamo fare. Comunque ragazzi, il video sta per terminare. Io vi esorto a lasciare un bel commento, un mi piace e di iscrivervi al canale. Io finisco con riempire la mangiatoia delle mucche e ci sentiamo in un prossimo video. Ciao a tutti, bella!